spirituale. Non è bellissimo che quando accolgono un uomo possono fare, ma l'uomo non capisce, già non capisce neanche lui, ma non importa, voi create delle forme pensiero, vi ho spiegato, vi ricordate? Queste forme pensiero che voi create sono bambini, perché voi donne avete questa caratteristica, fate i bambini, siete in grado di fare i bambini, gli uomini no. Adesso questi imbecilli planetari cercheranno di, con qualche puntura, di fare le gravidanze maschili, perché questi sono completamente deficienti nel cervello. Va bene, stanno cercando di distruggere tutti i principi spirituali, andare al contrario, cioè, la creazione. L'uomo creò, Dio creò l'uomo e la donna, adesso invece no, adesso Dio non crea più l'uomo e la donna. Dio disse di moltiplicarsi, adesso non ci si moltiplica più, il guai è che si moltiplica, anzi i vecchi illuminiamo. Stanno cercando di distruggere tutto, noi siamo lì in mezzo come dei pesci all'amo. Dobbiamo cambiare ognuno di noi a livello singolo, a livello di amicizia, a livello di circostanze, intorno, parlare di queste cose. Va bene? Allora, il livello 5, nutrimento consapevole, meditazione, che bello, no? Essere in coppia e nutrirsi consapevolmente l'uno degli altri. È questa donna che crea queste forme pensiero. Queste forme pensiero aiutano l'uomo nel suo eroismo. La parola eroismo è una parola scomparsa. Non ne frega più niente dell'eroismo, è una parola che ritornerà e tra 2000 anni si riparlerà di eroismo. Vi posso descrivere quello che succederà tra 2000 anni, se ci lasceranno lavorare. Però anche se non ci lasceranno lavorare, beh, ci sarà un lungo, lunghissimo periodo di oscurantesimo assoluto in cui saremo in uno stato di schiavitù e saranno storie amare, però in ogni caso. Bisogna essere fiduciosi perché l'evoluzione non si ferma. E sarà così. Finalmente ai bambini si comincerà a parlare di eroismo. Eroismo. Che non è andare a fare chissà che cosa. Eroismo è andare alla conquista del Graal, ancora una volta. Alla conquista della coppa che si riempie continuamente all'interno del nostro cuore, delle emozioni superiori, del mentale superiore che si riversa con sovrabbondanza all'interno della nostra vita. E tra 2000 anni noi saremo in pieno nel mondo delle intuizioni, nel mondo del mentale superiore. Che bello, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi riceverà delle intuizioni. Quante intuizioni ci sono? Quante cose nuove ci sono da scoprire? Quante cose ci sono da inventare? Danze nuove, musica nuova, pittura nuova, comprensione nuova, multidimensionalità del pensiero, multidimensionalità della comunicazione. Quanti livelli ci sono infiniti e sono tutti lì che ci aspettano. Ognuno di noi sarà intuitivo. Stiamo andando verso il mondo delle intuizioni. E l'uomo sarà intuitivo a livello mentale, la donna sarà accogliente a livello dell'emozionale superiore. E in questo accade il matrimonio mistico. Facciamo un esempio. La fede femminile. Qual è la fede femminile? È la fede del cuore, la fede che non richiede alcun tipo di spiegazione. È la fede della Samaritana. La Samaritana che dice: guarda, io ieri non ti conoscevo, ma oggi so che questo Messia sei tu. E cosa ha fatto Gesù di strano? L'ha guardata negli occhi, ragazzi, l'ha guardata negli occhi. Hai capito? L'ha guardata negli occhi. Negli occhi questa, la fiducia nell'esistenza è scoppiata nel suo cuore. E lei sa che quello è il Messia, capito? La fede, questa è la fede femminile, un capolavoro assoluto. Eh? E l'uomo sarà in pieno nel mentale superiore, cioè continuamente preso da invenzioni, da storie nuove, da nuovi progetti. È fantastico. E la donna che lascia fare i progetti all'uomo, lascia di fare i progetti e lascia che. Lascia che l'uomo faccia questi progetti su chi ce l'ha più lungo, chi ce l'ha più corto. E la donna guarderà l'uomo giocare all'interno di tutta questa creatività, sarà bella perché sarà una creatività a favore dell'umanità, no? Non ci sarà più bisogno di lavorare, ci sarà cibo per tutti, grazie all'ingegno, grazie a questa capacità. Questo forse dicendo che le donne non possono fare questo? Non sto dicendo questo, non sto dicendo questo. Poi c'è sempre qualcuno che dice: ah, ma sono gli uomini, ma la donna ha un altro compito, cosa volete che vi dica? Ha il compito della follia creativa, ha il compito di riempire
questo pianeta di bellezza e di armonia. Vi sembra poco? Volete inventare un treno che va più veloce? Tu sei donna, vuoi inventare un treno che va più veloce? Ce lo vuoi più lungo di tuo marito, ce lo vuoi il treno più lungo di quello che c'è tuo marito, è questo che mi fanno. E va bene, tu devi riempire l'aereo di bellezza, di profumo, è questo che devi fare. Lascia che l'uomo si faccia tutti i suoi. E questo è il matrimonio mistico. Il matrimonio mistico tra colui che ha completamente aperto sul mentale inferiore e qual è la fede del mentale superiore. Qual è la fede del femminile? La fede femminile è questo scoppio di gioia esistenziale, questa accoglienza assoluta, l'accoglienza assoluta, la fiducia in esistenza assoluta. Bah, si può immaginare che colore possa avere, che splendore, questo sole che splende all'interno del cuore delle donne, questa accoglienza assoluta. Non è meraviglioso? Cosa vuoi inventare? Un altro treno? È l'uomo che sarà aperto al mondo di come fa diventare questo pianeta un paradiso dal punto di vista tecnico proprio. La donna dal punto di vista sottile, dal punto di vista della poesia, dal punto di vista della creatività, e l'uomo dal punto di vista delle cose pratiche, di come viaggiare in un certo modo, di come produrre cibo in un certo modo. E quello è il matrimonio mistico. E da questo nasceranno bambini che poi alla fine, certamente, poi nell'era ancora dopo, allora sì. Il maschile e il femminile diventeranno un'altra cosa, però ancora lontano, già facciamo fatica con l'amicizia. Ogni tanto ci vuole che vi parli di questi mondi lontani, perché se no vivete sempre all'interno della telenovela. Ma come fate? Ma com'è possibile che viviate? Perché lui ha detto? Come non avete vergogna? Poi tra 5.000 anni non ci saranno più queste cose. Però adesso, dovete fare un piccolo sforzo per uscire da questo mondo terrificante, di unirsi a queste forme a pensiero piene di sfighe, di maledizioni, perché tu, perché qui, perché l'altro. Che fatica, ragazzi. Allora, capito questo? Ecco, nutrimento consapevole, che bello, no? Meditazione. Far l'amore, stare insieme, guardarsi negli occhi. La meditazione più facile di questo mondo è guardare una persona che mi piace. Guardare una donna che cammina con eleganza, perché l'eleganza è un segno che non è l'eleganza forzata, imparata a scuola, ma è un tipo di eleganza naturale. E ci sono le donne che sono eleganti, naturali. Si mettono addosso uno straccio e sono eleganti, hanno un portamento da regine. È così che funziona, e niente vi impedisce, donne, di prendere questa strada, di ritrovare questa semplicità, di mettervi addosso qualcosa di semplice e portarlo con grande entusiasmo. E gli uomini, un po' alla volta, se ne stanno accorgendo, testone, verità, ma non mi caga nessuno, io ho una certa età, non mi caga nessuno. No, se ne stanno accorgendo gli uomini, si stanno svegliando con calma, perché anche gli uomini, signore mio, ci vuole pazienza. Dobbiamo lavorare tutti insieme, ma vi sto dando questa idea che dovete aiutarmi, insomma, dovete aiutarmi a capire bene questi principi, fatemi le domande che volete, poi siate contagiosi, insegnate agli uomini un po' a capire, almeno di uscire dalla loro rigidità, perché sono stufi anche gli uomini di questa loro rigidità, hanno dei dolori dappertutto, non ci stanno più dentro in queste cose. Insegnate agli uomini che esiste un nuovo modo di rapportarsi. Guardarsi negli occhi con sensualità è meditazione. Ho parlato nel corso di prima di gente che fa meditazione, che sono completamente allo sbando. Io non so che cavolo di meditazioni fate, io non so. Questo lo ripeto, perché non vuol dire che la meditazione non sia una cosa bellissima, ma è che dove andate a sbattere la testa, che tipo di meditazioni fate, cosa pensate, guardate l'ombelico, cosa fate? Aspettate la scossa elettrica, ma cosa fate? Questo è un sistema, donne, questo è un sistema maschile, siete pietose quando fate queste cose qua, pietose quando volete essere diverse da ciò che siete, invece di ritrovare la semplicità, la gioia di vivere, la fiducia nell'esistenza, di cercare di essere diverse, di fare che cosa, di aprire chissà i centri, ma quali centri, cosa vuoi aprire?
è nella semplicità che trovi se stessa e che diventi bella e profumata. Boh, poi abbiamo il livello 4, nutrimento inconsapevole. Beh, il livello 4 tra un uomo e una donna è nutrimento inconsapevole. E cioè, le persone si vogliono bene e non sanno perché. Si trovano affascinanti e non sanno perché. Che meraviglia, no? Non siete state così anche voi fino all'altro giorno? Anzi, tanti di voi non siete ancora così, che vi piace qualcuno, non sapete perché? Non sapete manco perché? Nutrimento inconsapevole, sì, che problema c'è? Ritappezzare il guscio, ma che meraviglia! Che meraviglia! L'uomo che è frustrato e che è sfigato trova una donna e la donna l'aiuta a ritappezzare il suo guscio, poveraccio, povera creatura, povero disgraziato. Gli uomini sono sempre, c'è sempre qualcosa che non va, c'è il capo ufficio che li tratta male, c'è l'ex fidanzata che li tratta male, gli uomini sono così, c'è sempre qualche buco all'interno del loro guscio e non sanno che questi buchi nel guscio servono per ritrovare la loro vita spirituale, non lo sanno questi qua, quindi cercano una donna per intappezzare il loro guscio e usano la donna come capo espiatorio, ve l'ho spiegato l'altra volta, e va bene così, accoglietevi, non è che siete obbligate, per carità, dovete sentire che la cosa vi sta bene, però aggiungete questo principio, di ste uomini allo sbando, che utilizzano la donna, ma non sanno neanche quello che fanno, non è perché sono cattivi, perché quella è la parte, vedete, la parte numero 4 in basso, si nutrono e disprezzano e feriscono, c'è un abisso tra l'uomo che vuole tappezzare il suo guscio perché da lì entra la luce, non sopporta la luce, e l'uomo che poverino non sa dove abita, non sa dov'è, non ha un lavoro su di sé, ha un briciolo di anelito nel suo cuore, tutto quello che ha è così, e ha bisogno si sente a disagio quando il guscio si incrina, quando qualcuno lo offende, si sente a disagio quando qualcuno lo offende, capito? E allora ha bisogno di rifarsi su qualcuno, le donne sono nate anche per questo, aspettando che siano delle regine, ma insomma c'è anche questo di ruolo, non è che abitiamo in un mondo illuminato, abitiamo in un mondo di disgraziati, in un mondo di gente che non sa quello che fa, allora a volte si può cogliere un uomo che attraverso la sensualità ritappezza il suo guscio, insomma. Anche qua magari, non lo so, a me piacerebbe parlarvi anche dell'autoerotismo, per esempio, per capire un po' cosa succede, perché cosa c'è di buono, cosa c'è. Tanto non c'è niente di male, su questo sia chiaro, però anche l'autoerotismo è comunque un modo per ritrapezzare il proprio guscio, per stare un po' meglio, cosa volete? E gli uomini sono quelli che sono adesso. Cercate voi donne di capire come funzionano queste cose. Poi a livello 3, sensazione che la donna è importante. Vedete, ora io sto saltando, spero che abbiate la lista lì davanti, ma insomma, che bello questo, no? Sensazione che la donna è importante, siamo nella scala dall'1 al 7 sopra, quindi sono tutti aspetti belli, insomma, più o meno consapevoli, però sono tutti aspetti belli. Cioè l'uomo a livello 3 si rende conto che la donna è importante, non capisce perché, però capisce che non ne può fare a meno, ma non come tacca. No, non come conquista, ma come qualche cosa che effettivamente è importante per la loro vita animica. Incominciano a essere nati al mondo spirituale, non è così? A livello 2, non volersi legare emotivamente, o livello 1, non volersi legare corporalmente. E ricordate che tutti questi sono quindi gli aspetti della seconda nascita. E perché le persone non si vogliono legare emotivamente? Perché le persone non si vogliono legare corporalmente? Non c'è niente di male in tutto questo. Basta solo capire cosa sta succedendo dentro di noi. Perché le donne e gli uomini non si vogliono legare emotivamente? Ce ne sono tantissimi in giro. E sta diventando un fenomeno sempre più grande, questo di evitare di essere legati emotivamente. Quindi facciamo l'amore, ma poi ognuno va a casa sua. Non c'è niente di male in tutto questo. Fate quello che vi pare. Però perché accade questo? È la storia di Lucio Battisti. La storia di Lucio Battisti che, dopo aver scritto le più belle canzoni che ci meritavamo, che parlavano proprio di emozioni, tocchiamole se vuoi emozioni, a un certo punto si è accorto di questa grande sofferenza interiore. A un certo punto il suo mondo è precipitato e la sua impressione è stata quella, scorretta a mio parere, però
nessuno può entrare nel destino degli altri, ma insomma, la sua sensazione è stata questa, che ogni emozione corrispondesse una sofferenza terrificante, uguale contraria. E questo accade nel mondo degli artisti. Questa grande sofferenza interiore, questo amore che diventa platonico a un certo punto, proprio come se si volesse allontanare da sé le emozioni. Perché? Perché questa paura di soffrire, poi, perché chi è più sensibile non si rende conto della legge di compensazione. Questo è veramente incredibile. Come gli esseri umani non si rendano conto di questa cosa così semplice, insomma. E cioè che in realtà chi ti fa soffrire non è l'amore. E questo è uno dei più grossi inghippi su questo pianeta. E voi che state imparando queste cose, anche qui dovete essere contagiosi. Insegnare alle persone che quando soffrono non è amore, lo sapete fare. E voi evitare di cadere in queste tragiche sofferenze. Perché sapete che quando soffrite non è amore. Semplicemente avete avuto una visione dell'amore che era distorta. E allora incominciate a creare musica che non ha più emozione, che ha solo ritmo, che ha solo parole senza senso, come una macchinetta. In questa macchinetta l'uomo, che non ha capito, si adagia e trova un po' di pace, perché non ha più quelle sofferenze atroci del mondo degli artisti, del mondo dei poeti. Vedete? Allora qua bisogna insegnare alle persone, a noi stessi anche, che non è nel non legarsi corporalmente o emotivamente la soluzione del problema. Il problema è trovare le emozioni superiori, trovare l'aspetto superiore, uscire dalla legge di compensazione, altrimenti c'è questo tipo di chiusura. In tutto questo non c'è niente di male, nessuno fa male a nessun altro, però c'è questo comunque senso di separazione. I rapporti umani molto spesso sono basati su questo, quindi ci incontriamo, arrivederci, grazie, poi quello che succede, chi se ne frega, cerchiamo di non avere un'intensità emozionale, un'intensità mentale, perché c'è anche un'intensità intellettuale che è anch'essa fonte di grande sensualità. Poi vediamo i gradini che vanno verso il basso. Beh, lì si comincia allora ad andare nel mondo oscuro. Il primo gradino è l'indifferenza. Ognuno si fa gli affari suoi. Il rapporto di coppia diventa un consumo, un contratto. Beh, conosciamo questa situazione? Conosciamo, sì. Indifferenza. Fatti un po' la tua vita, mi faccio la mia. Bene. Poi, a livello 2, sempre verso il basso, capro espiatorio, senza cattiveria ancora, però incomincia ad esserci mancanza di rispetto. Interessante questo. Allora, l'ottava sopra, utilizzo la donna per tappezzare il mio guscio. Questo l'avete capito, se non l'avete capito mi fate delle domande. All'ottava bassa, utilizzo la donna, ma questo mi crea un senso di disgusto, mi crea un senso di mancanza di rispetto. E questo accade, nei rapporti di coppia accade. Conosco tantissime persone che hanno questo tipo di relazioni. O vi ricordate quello che chiedeva quella ragazza? Diceva, ma come? Gli uomini sono molto gentili con me quando si tratta di corteggiarmi, poi una volta che consumiamo, poi nessuno mi caga più. Vi ricordate? Ci siamo divertiti di quella cosa. Beh, questo è uno dei primi gradini verso il basso. Nessuno sta ammazzando nessuno, però questi sono gli uomini inconsapevoli. E cioè che provano questo senso di mancanza di rispetto, di dire, ma questo sì, va bene. Poi non sanno neanche che l'hanno fatto per tappezzare il loro guscio, che si sentono meglio per questo, non hanno la minima idea, tutto un mondo completamente disfatto, sia dal punto di vista maschile che dal punto di vista femminile. Ma le donne possono capire e possono trovarsi davanti a un uomo che le usa e poi manca loro di rispetto. E questa è la normalità, ragazzi. Certamente dovevate riconoscere l'uomo con cui andavate prima, ma per quello che questi sono argomenti interessanti, perché nessuno ha la minima idea, quindi andate a caso, vi piace qualcuno, poi non sapete come va a finire, non avete idea di come va a finire. Perché? Perché dall'altra parte non sapete chi c'è dall'altra parte. Poi, livello 3, sempre sotto, i tappezzieri inconsapevoli, bellissimo. Quelli che usano le donne come capo espiatorio, con cattiveria, qui appare la cattiveria, quindi un certo grado di disprezzo. Quindi cercano qualcuno con cui fare l'amore, ma insomma, cercano qualcuno che più di tanto
non li coinvolga a livello emozionale, non se ne parla, né a livello emozionale superiore, tantomeno a livello emozionale inferiore. Ma incomincia ad essere cattiveria, cosa vuol dire? Questo è un argomento importante, porco Giuda. Perché quando la donna viene trattata con cattiveria, esprime delle emozioni superiori, sopraffine. Sì, ma qua è il discorso di salute. Il che non sto dicendo che le donne vanno trattate con cattiveria, sto dicendo che però a volte è inevitabile, cioè ci sono degli esseri umani che trattano le donne con cattiveria. Ok. Va bene? No, sicuramente non va bene ed è qualcosa da cambiare nel corso del tempo, sicuramente. Però quando la donna viene trattata male, anche la donna può imparare che da qualsiasi tipo di esperienza può ritrovare se stessa. Ma qui me ne devo parlare proprio a parte, perché è una cosa gloriosa questa, è una cosa bella. Cioè, una donna viene trattata male, cosa è successo? No, non so, è successo qualcosa. Una donna viene trattata male, cosa può fare? Lamentarsi, dire. Quell'uomo lì è una merda, tu sei una merda, tu mi hai trattato così, non dovevi fare così, no? Questo avviene. Cos'è alla fine? E alla fine? Quando nutri rancore verso qualcuno che ha usato cattiveria nei tuoi confronti, allora, alla fine? Non è l'Antico Testamento questo? Occhio per occhio, dente per dente? Non sto dicendo che sia facile, però sto dicendo che in determinate circostanze. Ci sono dei limiti, certo, è un discorso delicato. In determinate circostanze, l'essere trattati con cattiveria può essere una grandissima occasione per raddoppiare i propri talenti. Ma insomma, qua ve la butto un po' così questa cosa, perché se avete delle domande ne parlerò. Poi, a livello 4, gli uomini si nutrono, disprezzano e feriscono. E visto che abbiamo parlato l'ottava volta di seconda nascita, qui si parla di seconda morte. Cioè quando gli esseri umani, quando gli uomini arrivano a disprezzare, per tappezzare il loro guscio, senza rendersene conto, e a ferire la donna, questa è la seconda morte. E cioè si innesca una spirale discendente che porta all'inferno. Anche questo sarebbe da commentare, però poi fate un po', lavorateci un po' da sé. Poi a livello 5 sotto, i violenti inconsapevoli, quelli sono terrificanti. Si possono esprimere solo attraverso la violenza e trattano le donne esclusivamente con violenza. Perché? Perché non hanno, oramai in loro il cammino spirituale si è inaridito. Quindi, boh, lasciateli dove sono, cercate di riconoscerli però, perché se non li riconoscete, li trovate poi sotto casa. Poi, numero 6, livello sotto, ci sono i farlocchi della magia nera, i cosiddetti collaborazionisti. Cosa vuol dire? Beh, vediamo il livello 7. A livello 7, sotto, la donna viene usata per evocare i poteri oscuri. Mentre all'ottava alta la donna viene usata, per modo di dire, per evocare i poteri luminosi, all'ottava bassa, naturalmente, nella magia nera ci sono sempre di mezzo le donne, come vedete, donne voi. Non la scampate in nessun caso, ci siete sempre in mezzo. All'ottava alta, la peggiore ottava che esiste su questo pianeta, le donne vengono utilizzate per evocare il potere oscuro. E qua è inutile che ve ne parli, adesso. Mi sembra talmente evidente, perché la donna, essendo di per sé, avendo questa capacità di creatività, essendo in grado di fare, di incarnare la bellezza del regno dei cieli, vi ricordate che le forze oscure non hanno accesso al regno dei cieli? Guardate. Questa è la loro condanna. Quindi devono usare le donne e fare violenza sulle donne affinché la donna, che è sempre connessa con il regno dei cieli, dia a questi esseri deformi il surrogato di quello che loro non possono ottenere. E quindi questo è il livello più basso dell'utilizzo della donna su questo pianeta. Vabbè, direi che più o meno oggi qualche idea in più me l'ho dato. Va bene? Vi ringrazio, sperando oggi di aver fatto comunque un discorso anche importante. Oggi vi ho fatto un discorso importante. Un po' alla volta ci arriviamo, i miei fratelli, un po' alla volta ci arriviamo, i nostri fratelli.
vabbè. Grazie, ciao. Spero di non avervi troppo, troppo sconvolto. Pazienza, pazienza. Chissà cosa mi succede la settimana prossima. Siamo qua, ma siamo qua. Ciao, ciao a tutti.